Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli, deceduto all'età di 58 anni in una clinica a Londra, dove si trovava ricoverato da alcune settimane per l'aggravarsi delle sue condizioni. L'ex attaccante italiano dal 2017 lottava contro un tumore al pancreas. Proprio per l'acuirsi del suo stato di salute, lo stesso Vialli aveva lasciato temporaneamente la carica di capo delegazione della nazionale italiana, con la quale nell'estate del 2021 aveva vinto l'Europeo. Subito dopo la drammatica notizia, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia del centravanti, che nel corso della sua carriera aveva vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. 15 i trofei conquistati da giocatore, tra cui una Champions League con i bianconeri nel 1996, e 5 quelli da allenatore, tutti alzati durante l'esperienza sulla panchina del Chelsea. Pochi minuti dopo la morte di Gianluca Vialli, anche Fedez commenta quanto accaduto e racconta di aver conosciuto l'ex calciatore con il quale ha in comune la lotta contro un tumore, sebbene in circostanze diverse. In un video sul suo profilo Instagram, il rapper si dice tanto dispiaciuto per la scomparsa di Vialli, con cui aveva una conoscenza solo telefonica, ma che lo ha aiutato nei momenti più bui della lotta alla malattia. Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli e faccio questo video per ricordarlo, perché pur non avendolo mai conosciuto di persona, mi ha dato una mano straordinaria, racconta Fedez. Non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore, commenta il marito di Chiara Ferragni. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. Madame fa un passo indietro e tramite una storia su Instagram comunica di aver tolto l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciare che l'indagine faccia il suo corso. La cantante torna dunque a parlare a meno di 24 ore dalle dichiarazioni pubblicate proprio sui social, nelle quali rivelava di non essere mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione, ma di aver nel frattempo cambiato idea. I dettagli legati al caso, spiega l'artista, non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito. Ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo, aggiunge Madame, che in questi giorni è stata travolta dalle critiche. La puntata di Masterchef in onda giovedì 5 gennaio non si è chiusa come di consueto, ma con un'aspra polemica da parte di uno dei due concorrenti eliminati. Al termine dello skill test, i peggiori della prova sono risultati essere Letizia Borri e Francesco Girardi, ma quest'ultimo, prima di abbandonare la masterclass, si è lasciato andare ad un commento al vetriolo contro i giudici. Davanti a voi ci sono degli aspiranti chef, ma ricordatevi che siamo anche persone, ha spiegato il concorrente, che pareva avercela soprattutto con Bruno Barbieri. È stato però Antonino Cannavacciuolo a zittire prontamente Francesco. Lo sappiamo, se non ne tenessimo conto, su quella balconata non ci sarebbe nessuno. Una polemica che è parsa scatenare gli utenti dei social, schieratisi dalla parte di Francesco. Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno.